siamo pronti, vogliamo vivere questo tempo in cui inauguriamo questi due giorni, che sono giorni di cultura, giorni di festa, giorni di tradizione, e per noi cristiani il tutto viene benedetto dalla grazia di Dio. Anche in uno stato laico, il popolo cristiano, il popolo dei battezzati, ha il suo sguardo rivolto al Signore della vita. E questo non è questa non è contraddizione con una visione laica dello Stato, anzi, la vera laicità sta proprio nell'incontro autentico delle culture, nel professare la propria fede e sviluppare la propria cultura. E siccome noi siamo un popolo di battezzati, allora affidiamo questo tempo al Signore. Lo facciamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santo, ispira le nostre azioni affinché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, su queste attività, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso lasciamo la parola e l'inaugurazione alle autorità, al sindaco. Autorità locale, provinciale, diciamo sindaco di Ruviana, perché in questo momento lui rappresenta l'amministrazione comunale, e grazie di essere qua, e grazie che sei riuscito a portare delle autorità qui in quest'area SIC che molti mi dicevano che non conoscevano. Quindi stiamo promuovendo una cosa bella che ha al Vignanello e che speriamo di, insieme a tutti gli altri, di conquistare questo fiume. Io, per chi non mi conosce, sono Pasquale Di Meo, presidente della Pro Galeano, e ho l'onore di presentare questa manifestazione Tradizione, Musica e Sapori, che è nata in concomitanza con la Fiera della Maddalena. Tra i componenti dell'organizzazione, al primo incontro ci siamo accorti che ad Alvignanello il fiume Volturno, che è stato protagonista dell'economia del passato, oggi con questa manifestazione ricomincia a vivere. Il centro sportivo Alvignanello si è fatto coinvolgere nell'evento, costruendo con i suoi soci un'imbarcazione sul modello dell'antico Londro, ed è quello che già alcuni hanno provato. Ringrazio quindi il centro sportivo, l'assessore De Filippo che ha reso possibile la manifestazione e l'amministrazione comunale che ha contribuito economicamente, i proprietari delle cantine, del terreno del grano che ci ha consentito di fare il rito di fra poco con la trebbiatura, Alberto Mennillo, appunto, della sua squadra. E vorrei concludere dicendo che tutto quanto detto ha fatto sistema e sinergia con la Proloco e l'assessore De Filippo, che hanno spronato i produttori locali a far crescere l'economia agricola. Signori, qui è nato il paniere del borgo, che può nascere in ogni territorio. Magari, signori sindaci, dovete prendervi per mano. È un invito che vi fa la Proloco, posso anche non avere seguito, però ci credo da 20 anni, e fare anche voi rete di intenti, anche perché con i contratti di fiume, e io so che Ruviano ha fatto tanto, Bailadina ha fatto tanto, ma è rimasta carta ferma. Potete quindi, con questi contratti di fiume, potete salvare tutti i 175 km del fiume Volturno, e quindi aiutare le aree interne ad essere attrazione turistica. Per adesso pochi ci vengono a trovare perché non siamo accoglienti. Solo così si salva il paniere di ogni comunità. Alvignanello da solo non può salvare i 175 km. Ho il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno, e questo è importante per me, saputo educatamente coinvolgere i bambini del territorio.
vedete che in questo momento vedete tanti bambini che sono contenti, fanno il giro nell'ondolo, stanno conoscendo il fiume, hanno fatto scuola sul fiume, hanno fatto scuola di come si miete il grano l'altro giorno, sono coinvolti dalle associazioni e dalle scuole. Che incominciano ad essere i veri protagonisti del futuro. Loro dicono dovunque ci incontrano, lasciateci vivere in un mondo migliore. Gino Rotondo, pochi minuti per dire qualcosa sul fiume e sull'ontro. Grazie Pasquale, grazie a tutta l'organizzazione, grazie all'amministrazione. Noi abbiamo preso il lontro come per il suo significato simbolico. Stiamo battendo molto su questa imbarcazione perché rappresenta per noi un forte richiamo alla natura. È un modo in cui l'uomo si è adattato, ad esempio, al fiume, le sue caratteristiche, la sua conformazione è un segno chiaro di adattamento dell'uomo alla natura e non viceversa. Il fondale piatto, ad esempio, in un fiume che è ancora a regime torrentizio, dove ci sono delle estati di magra e alti di piena, questa imbarcazione permette la navigazione non soltanto per la pesca, ma nel passato il lontro è stato anche un mezzo di comunicazione per attraversare il confine. Questo fiume fa da confine tra le due province, dall'altro lato c'erano terreni agricoli che erano fertili, si andava a coltivare dall'altro lato tramite il lontro, quindi il lontro era un mezzo di comunicazione, un mezzo che ci permetteva da un lato di trarre profitto dalla pesca, ma anche di entrare in relazione con gli altri. E questo è l'aspetto più importante forse. Noi attraverso il lontro vorremmo divulgare le ricchezze che ancora abbiamo del nostro territorio. In particolare il nostro fiume, nonostante le continue e le gravi minacce, è ancora vivo, ha ancora delle potenzialità. L'altro giorno parlavo con un ragazzo che vive anche lungo il fiume, piace andare fare passeggiate lungo il fiume, mi diceva è tardi. Non è vero che è tardi, io ci vado spesso e vedo ad esempio che nell'acqua è presente ancora il gamberetto di fiume. Se è presente il gamberetto di fiume è un bioindicatore, il gamberetto di fiume se l'acqua è inquinata non vive, per cui c'è ancora qualcosa da fare, possiamo fare ancora tanto, dobbiamo farlo. Anche alcuni dissesti idrogeologici, come la cava costruita poco più avanti, che ha creato dei problemi a fiume, è stata un'occasione per il fiume stesso di manifestare la propria resilienza, la propria capacità di trarre benefici anche da situazioni critiche. In quella ex cava si è creata una zona umida. Chi fa delle passeggiate lo vede, zona umida che è ricca adesso di volatili interessanti, dall'erone bianco all'erone cinerino, all'erone rosso, l'upupa sta anche su questi alberi, ogni tanto gira. Dall'altro lato abbiamo, se vedete nella parete, si vedono dei buchini, sono dei nidi di gruccione, quindi abbiamo ancora tante ricchezze. Il lontro per noi è il mezzo attraverso cui far conoscere le nostre ricchezze. Siamo convinti che conoscendo bene il nostro territorio si riesce anche a tutelarlo e a proteggerlo. Grazie. La parola a Roberto Cusano. Io volevo soltanto ringraziare, se possibile, un'altra persona che in questo momento è in ritardo ed è Torino Sapiente, che è il presidente del CSI Alvignone. È arrivato, eccolo qua, che ha realizzato concretamente il lontro, è lui che l'ha realizzato. Due paroline, Tony. Va bene, allora Gino l'ho sentito da lontano, quindi ha detto tutto, e volevo soltanto aggiungere che adesso si sta usando molto spesso la parola memoria. Bene, per noi il lontro è la memoria storica, è ciò che si faceva tanti anni fa e ciò che vorremmo che i ragazzi conoscessero. Quindi Gino vi ringrazia, però io ringrazio lui e Giovanni Cusano, perché senza la loro spinta il lontro non ci sarebbe fatto. Non c'era volta che non incontrassi Tonino De Filippo, il quale poi ha coordinato tutto, e non c'era giorno che non ci vedessimo che Gino, Tonino si era messo nell'orecchio, sta pure. Poi ha cominciato Giovanni Cusano,
ma lo possiamo fare, lo possiamo. Cioè, tu hai fatto i piccolini, fai pure quello grande. Comunque sì, ci siamo impegnati, una bella mattina ci siamo guardati negli occhi, sì, ma le tavole chi le trasporta? Giovanni ha detto non ti preoccupare, e abbiamo Antonelli, Massimo Antonelli si è messo a disposizione col furgone, abbiamo preso queste tavole e piano piano abbiamo costruito questo Lundro che state sicuramente apprezzando. Va bene, la parola al presidente della Proloco. Veramente la parola al sindaco di Rubiano, che poi vedi tu a chi dare la parola, le autorità presenti. Grazie Roberto. Grazie colonnello, sono il vice sindaco di Rubiano, lo voglio specificare perché ogni tanto sbagli. Io voglio ringraziare Don Francesco per la sua benedizione, i sindaci, i colleghi che oggi stanno qua, Castel Campagnano, Piano, Morosi, Limatola, e voglio fare gli auguri al neo sindaco di Limatola riconfermato all'elezione. Ringrazio il sindaco di Arvignano, auguri per la nuova elezione. Ringrazio tutti, il presidente provinciale delle Proloche, e vi ringrazio di essere qua in questa giornata molto calda, però vicino al fiume si sta freschi. Voglio riprendere un attimo che ha detto il sì, noi abbiamo lavorato tantissimo, veramente tutti i comuni che vedi qua e non solo, per 45 km di costa abbiamo fatto un parco fluviale con l'università, abbiamo fatto tantissimo sul fiume per dargli energia, perché il fiume sappiamo benissimo che è stato sopravvivenza per molte famiglie, è stato per l'agricoltura, per innaffiare, ancora tutt'oggi i consorzi attingono nel Volturno per irrigare i campi. Sappiamo quella che è l'importanza, le grosse città nascevano sul fiume proprio per la sopravvivenza delle, diciamo, delle piccole comunità e delle grandi comunità. Purtroppo non abbiamo l'interlocutore regionale, stiamo riprovando, abbiamo fatto 3 inaugurazioni alla regione, fa parte questo parco che eravamo noi che volevamo dare 3 milioni di euro all'anno alla regione, e non ci sta l'interlocutore, l'interesse del regionale né politico e né di sapere, e questa è una cosa gravissima. Abbiamo portato anche il delegato del parco fluviale del Po in regione con i 2 assessori delegati, perché sia dei parchi e sia dell'urbanistica hanno la doppia competenza, e non c'è stato mai l'interlocutore che ha voluto prendere in mano, c'è quella storia del Volturno. Abbiamo nato con l'università, vi posso dire che fino all'incrocio con il calore è balneabile, l'acqua è buona. Abbiamo fatto lo studio sui molluschi, i molluschi qua, Gino tu lo sai, quando vieni in università sono ancora buoni, infestate tante specie che non sono autoctone, come il pesce siluro, come la cozza indonesiana. Hanno fatto gli studi e non nessuno mostra segni di tumori e altri, come invece alla foce, diciamo a Castel Volturno, ci sta purtroppo il problema. Noi stiamo lavorando tantissimo, tutti i sindaci presenti, abbiamo sottoscritto degli accordi, abbiamo fatto tante cose, però purtroppo non c'è quella volontà politica a livello regionale, si ferma, perché la subcompetenza è provinciale per la competenza regionale. Io ringrazio anche il vicepresidente della provincia, che ho dimenticato che sta qua, Pasquale Crisci, anche Castel di Sasso, scusami, perdonami, ho una certa età purtroppo, mi devi perdonare. Comunque, diciamo, le amministrazioni stanno lavorando, alle volte la colpa non è nostra, alle volte è la colpa che non troviamo interlocutori seri che possano interagire e fare dei progetti concreti, perché sul Volturno veramente si possono fare tantissime e tantissime iniziative. Io voglio ringraziare gli agricoltori che ogni anno ci fanno rivivere questa festa della trebbiatura, che ancora si dedicano a Pasquale Di Mea, che li coinvolge per cercare di far vedere alle nuove generazioni come si ricavava il grano, e stanno qua i ragazzi e mi fa piacere tantissimo. La prossima volta facciamo un po' più pubblicità, e ringrazio la Proloco e il CSI che veramente sono adoperati per fare questa manifestazione, e anche l'assessore De Filippo che in prima linea è stato sempre presente, ecco il colonnello, esce il vero colonnello, esce. Comunque io ringrazio i sindaci, ringrazio tutti quanti, voglio passare la parola al presidente della provincia, è subdelega, non ha la delega. Comunque passo la parola a Pasquale Crisci, grazie. Buon pomeriggio a tutti, ma se serve possiamo anche attaccarci vicino alla porta di De Luca e portare a casa il risultato, perché solo così ma solo così si può fare. E in momenti come questi che penso sempre e credo, il sindaco di Costanzo, che saluto con affetto, può darmi certezza di questo, che la nostra provincia è una tra le più belle d'Italia,
Purtroppo è utilizzato il termine pubblicità, ma non sempre ce lo sappiamo vendere. Ci siamo venduti la terra dei fuochi che ci ha distrutto, ma la provincia di Caserta è tra le più belle, perché esistono proprio queste tradizioni che per 2 anni le abbiamo perse e che, vedendo tanta gente, si va verso la normalità, anche se bisogna stare molto attenti perché questo virus tarda ad andare via. Noi come provincia, diceva il sindaco, non abbiamo competenze, però veramente su questi argomenti noi ci facciamo ammazzare, perché la nostra provincia non ce la devono toccare e soprattutto le cose belle devono essere portate avanti. Le tradizioni fanno parte della storia e la storia deve andare avanti. Oggi viviamo un momento terribile e probabilmente queste manifestazioni ci fanno dimenticare ogni cosa. Non vado oltre, porto i saluti del presidente Giorgio Magliocchi e dell'intero consiglio provinciale. È inutile dirti, quando tu chiami noi siamo presenti e ci siamo, sperando che nelle prossime volte si possa parlare diversamente di questa storia, e vi auguro veramente una buona festa. Un saluto a tutti i sindaci e grazie tante. Desidero tanto con tutto il cuore che il presidente dell'Umbria di Caserta, delle prologue del casertano, signor presidente, ci dica il suo pensiero. E a pari livello. Grazie dell'invito, Pasquale. Sì, in effetti, da quello che si sente, che tutti quanti ci hanno, siamo tutti quanti attenzionati a che uno sviluppo turistico avvenga sul territorio. Sicuramente il comune denominatore, che è il Volturno, farà la parte da leone, però comunque bisogna agganciarci anche vicino tutta quell'altra componente che è legata al turismo enogastronomico, che oggi è culturale, oggi sta prendendo piede soprattutto in Campania. Questo ci deve far riflettere affinché queste opportunità non vengano perse. Laddove c'è da fare rete, perché da soli non si va da nessuna parte, occorre una rete amplificata dove tutte le componenti della società vengono inserite all'interno. Quindi ci sarà la componente associazionismo, c'è l'amministrazione, ma non deve mancare l'imprenditoria, gli artigiani, insomma tutti devono fare il proprio ruolo affinché questo territorio venga valorizzato, venga amplificato, e sicuramente ci sarà funzionerà da attrattore turistico, sarà quel volano economico che fino ad oggi è venuto a mancare su tutto il territorio della provincia di Caserta, chi per una motivazione, chi per un'altra. Quindi laddove c'è la possibilità di fare rete e di intensificare gli sforzi affinché questi territori siano portati all'attenzione della regione Campania, laddove manca l'interlocutore, tutti quanti noi dobbiamo fare il nostro ruolo. Io ringrazio Pasquale come presidente di Prologo, ringrazio il sindaco di Ruviano, ringrazio tutti gli amministratori e vi auguro veramente di fare un buon lavoro in futuro, perché questo non deve essere un traguardo, questo è soltanto uno dei tanti obiettivi, e dobbiamo tutti quanti fare in modo che l'attenzione verso queste opportunità non vada scemando nel tempo, ma deve essere sempre viva, e dargli una mano, alimentarla e intensificare affinché veramente questi risultati siano sempre maggiori nel futuro, nel prossimo futuro del nostro territorio. Io vi ringrazio e ringrazio tutti quanti voi per l'invito, grazie. Aggiungo un messaggio che è appena arrivato al sindaco di Baia Latina, vi saluta tutti e dice che queste manifestazioni vanno da ripetersi, perché lui ha iniziato pure nel passato con i contratti di fiume, il comune di Baia Latina, e vorrebbe ripigliarlo. Adesso a parabola però. Carissimi utenti, sono qui con l'assessore Coletta, siamo proprio qui sulle sponde del fiume Volturno, siamo qui nel comune di Ruviano, nella frazione Avignanello, dove appunto si sta facendo questa inaugurazione. Ecco, assessore, davvero un'iniziativa fondamentale per il territorio, che sponsorizza praticamente il fiume e tutta l'area a confine tra Caserta e Benevento. Sì, sono importanti queste cose, perché molto spesso anche le persone del posto non conoscono quelli che sono i siti di interesse, che possono essere di interesse turistico, ma poi in visione futura anche di interesse economico e culturale. Anche noi che siamo di paesini limitrofi molto spesso ci troviamo conoscere delle cose per la prima volta, e di conseguenza eventi come questi sono fondamentali per portare avanti dei discorsi di crescita territoriale
e la comunione, diciamo, l'intesa tra i vari soggetti che partecipano a queste iniziative sono fondamentali, perché ovviamente da soli non si va da nessuna parte, quindi crescere insieme vuol dire opportunità per tutti. Siamo col sindaco di Costanzo. Sindaco, davvero un avvenimento importante qui nell'area a confine tra Benevento e Caserta. Si rilancia il fiume Volturno e tutta l'area verde che si trova praticamente qui nel comune di Ruviano. È davvero un'iniziativa fondamentale per il turismo. Qual è la sua impressione? Qualche anno fa abbiamo fatto un protocollo d'intesa, abbiamo costituito il parco fluviale con le delibere consiliari di tutti i comuni che affacciano sul fiume Volturno, e abbiamo con l'università sviluppato un progetto per la riqualificazione di questo fiume, e stiamo aspettando che la regione riconosca questo protocollo e queste, diciamo, questa iniziativa, per poter consentire magari anche col PNRR dei finanziamenti che possano riqualificare questo fiume, che è veramente importante per il nostro territorio. Qui col sindaco di Castel Campagnano Marcuccio, nelle immagini siamo proprio qui nel centro storico di Alvignanello, dove ci sono gli stand artigianali, dove è tutto pronto per quanto riguarda i prodotti tipici locali. C'è anche il palco, carissimi utenti, dove ci sarà un'esibizione musicale questa sera. Ecco sindaco, un'iniziativa lodevole qui ad Alvignanello, nel comune di Ruviano, che tende a rivalutare praticamente il fiume Volturno. Ci sono delle specie di pesci che praticamente sono a galla, vivono in questo fiume, pertanto il fiume è pulito, quindi è un fiume che dà vivibilità alla specie animale, ma anche alla specie umana, perché intorno all'area del fiume c'è una zona veramente bellissima, ricca di verde. Sì, buonasera, ringrazio innanzitutto la Prologo per aver organizzato questa manifestazione diretta a esteriorizzare quelli che sono i lavori che noi comuni abbiamo posto in essere per la rivalutazione del fiume, per la tutela e la rivalutazione del fiume Volturno. Tutela intesa sia come tutela delle specie dei pesci presenti nel nostro fiume, e sia soprattutto per tutela del territorio. Infatti la bellezza inestimabile delle sponde del fiume Volturno che attraversa il nostro territorio può rappresentare per noi il volano per lo sviluppo economico, per lo sviluppo della nostra economia locale. Sviluppo legato sia al turismo, ma soprattutto anche ad una rivalutazione dei prodotti enogastronomici locali. Quindi iniziativa lodevole che cercheremo insieme agli altri colleghi sindaci della zona di portare avanti con impegno, e di rendere il tratto del fiume che attraversa i nostri comuni sempre più accogliente per le persone, per i visitatori. Siamo con il sindaco Lombardi di Piana di Monteverna, iniziativa lodevole qui nel comune di Ruviano, davvero straordinaria la presenza massiccia di pubblico. Qual è la sua opinione? Oh, sicuramente una bella giornata, a parte il caldo, diciamo, asfissiante, però è un'opportunità per il territorio, quindi siamo contenti di essere qua. Ci auguriamo che sia quanto più fruibile possibile questa situazione che hanno creato lungo il Volturno, insomma, che rappresenta comunque per noi un volano di sviluppo. Siamo molto felici di essere qui, compatti, per solo ed esclusivamente per il bene del territorio. Siamo con Alberto Rossetti della Perol Carni, ci presenterà il paniere del borgo qui ad Alvignanello. Allora, salve, questo paniere rappresenta il territorio ed è un paniere che contiene l'essenza del nostro territorio. In particolare c'è del pane fatto qui a Ruviano con della farina autonomia del territorio. Poi c'è una frittata fatta con uova da allevamento biologico, c'è un caciocavallo fatto con latte sempre del territorio, di animali allevati in sistema semibrado, del salame che proviene sempre da animali allevati nel territorio, in particolare regione Campania, e poi abbiamo olive e cipolla caramellata che vanno ad esaltare quello che sono i prodotti vegetali del nostro territorio. Paniere del borgo nelle immagini, ecco, vedete che qui si assaggia, ci sono tutte le istituzioni, tutti i sindaci del luogo che stanno assaggiando in questo momento il paniere del borgo, un prodotto tipico locale che in effetti davvero è il paniere più eccezionale, eccellente possiamo definirlo. Thank you.
dice. Ecco, si sta effettuando qui la trebbiatura, come si possono vedere le immagini sia dall'alto e sia da terra. Bene, ecco il funzionamento della trebbiatura come avveniva un tempo. Allora, questa qua diciamo già è una macchina un po' più moderna, perché c'ha la scala per far salire i govoni di grano, che vengono immessi manualmente sulla scala, vanno all'interno della macchina dove c'è un battitore che fa rompere le spighe di grano e avviene una prima separazione. La paglia esce davanti e il grano con le pule scende sotto, dove avviene la prima vagliazione. Poi dalla prima vagliazione il grano viene salito in un altro meccanismo chiamato brillatore, dove viene fatta una seconda pulitura, dove vengono tolte tutte le pule. Dopodiché viene fatta la seconda vagliazione e ventilazione e abbiamo dietro il prodotto finito. Ed ecco, vediamo il grano, carissimi utenti, come si vince dalle immagini. Questo diciamo è il prodotto finito, che poi viene portato alla molitura per la produzione di farine.